Cosa diavolo stai facendo? Voglio andarmene. Non provarci mai più, Kay. Non potresti andare lontano. Non voglio più stare con te. Sei mia moglie. Questo lo dici tu. Io ti odio come gli altri. Guarda che ti ammazzo se osi ancora toccarmi. Non obbligarmi a picchiarti, Kay. Questa è la tua casa. Qui posso ancora difenderti. Se Bill Carter riesce a metterti le mani addosso... Lo sai. Lo sai quello che ti aspetta. Siamo legati allo stesso carro. È per questo che voglio andarmene. È la tua pelle che vogliono, è il denaro. Non avranno né un dollaro né te. Non toccarmi, non sono tua moglie. È stato un trucco. Potrei frustarti, mi piaci. Ma fai schifo. E sta bene. Ma non voglio rinunciare a te. Tu sei la mia donna adesso. Cerca di non scordartelo. Una mogliettina docile... Innamorata del marito, in una casa dove tutto fila a meraviglia. Tutti devono crederlo, anche Bill Carter. Vigliacco. Ridotti, vanno cambiati. Che diavolo sei tu? Un uomo su un cavallo. Non sono cieco, ma è la mia terra questa. Come canchero ti chiami? Mi chiamo Ringo. Solo Ringo? E poi? E poi in Nebraska. Da dove vieni? Dal Nebraska. Ah, piantala. Comunque vedo che hai la mano svelta, Ringo. Però ne hai mancato uno. Ho sempre un colpo di riserva. Di un po', ti piacciono i quattrini? Dipende. A parte sparare, cosa sai fare d'altro? Per esempio, sai trattare il bestiame e sorvegliare un ranch? È un lavoro che mi offrite? Forse. Il mio nome è Marty, Marty Hillman. Scendi di sella, Nebraska. Ti offro un 200 al mese e tutto il resto. Avete problemi al ranch? E chi non ne ha? Comunque vedrai che non sono tanto gravi da farti rimpiangere d'aver accettato. Vieni, Nebraska, vieni. Questa è Kay, mia moglie. Saluti, straniero. Questo è Ringo, o Nebraska. Lavorerà al ranch. Signora. Sì, usa molto bene la pistola. Pare si intenda di bestiame. Così ho deciso che mi darà una mano, vero amico? E adesso, Kay, abbiamo una gran voglia di mettere qualcosa nello stomaco. Vi accontento subito. Vi preparo il pranzo.
Così più o meno vanno le cose. Grazie. Beh, hai pensato alla mia proposta? È il mio lavoro che vi interessa o la mia pistola? L'uno e l'altra, figliolo. Vedi, non sono ricco, ma possiedo il ranch, la vallata e 1000 capi. Non va male. Non posso proprio lamentarmi. Vieni. E adesso? C'è un tale, Bill Carter. Mai sentito nominare? No. Beh, qui nel Nuovo Messico lo si conosce anche troppo, maledizione. Abbiamo sparato nello stesso squadrone, a Chiricahua e a Gettysburg. Ma amici, questo no, non lo siamo mai stati. Adesso mi è tornato tra i piedi, al villaggio di Bandera fa il buono e il cattivo tempo. Pericoloso? Non puoi immaginare quanto, amico. Si porta appresso una mezza dozzina di uomini come lui, pendagli da forca e roba del genere. Io avevo 9 uomini, tra sorveglianti e cowboy al ranch. 6 hanno tagliato la corda. E temo che anche gli altri si licenzieranno molto presto. Avete detto 200 al mese? È un quarto di dollaro ogni capo quando venderemo il bestiame all'Laredo. Affare fatto. Per me va bene. La prossima settimana porterò 300 capi in città. Ce la faremo, basteranno un paio di indios, purché sappiano stare in sella. Io però devo andare per quei maledetti fogli, la banca e il resto. Ma tu rimani, giovanotto, la faccenda è sulle tue spalle. Carter? Carter e mia moglie. Donato, un mio guardiano. Coraggio, dimmi chi è stato. Donato, fatti forza. Parla, che è successo? Chi ti ha sparato? L'avevo lasciato a guardia del bestiame, nella valle. Va a vedere cosa è successo. Corri. Su, Donato, fatti forza. Dimmi che è successo. Chi ti ha sparato? Parla. È morto, senza parlare. Dovevano essere in 3. Hanno sparato al guardiano dalle rocce. Hanno disperso il bestiame e sono fuggiti da quella parte. Come lo sai? Le impronte sono molto chiare, non mi sbaglio. Aiutami a sollevarlo, sbrigati. Che cosa volete fare? Cosa fare? Mettere il pepe sulla coda dello sceriffo e presentare il conto a Carter. Hai paura, forse? È svelto con la pistola, Carter? Certamente, il migliore che conosca per questo, ma bisogna pur finirla. Voi arrivate con il sangue agli occhi, lo accusate, non avete prove e lui vi provoca. Voi tirate fuori la pistola e quello vi uccide. È proprio ciò che va cercando. E allora che possiamo fare? Adesso portiamo il morto al ranch. Andremo a Bandera scegliendo noi il momento e Kay rimarrà protetta in casa. Sei in gamba, Ringo. Sono d'accordo, andiamo. Ehi, Manuel! Signora, correte! Seppellite Donato e prendete i fucili, ragazzi. Turni di 4 ore. Sparate a vista sul primo che si avvicina al ranch. Paga doppia e calcate pure la mano sul mio whisky. Cos'è successo? L'hanno ammazzato sulla radura e hanno disperso tutti i capi di bestiame. Carter? Non lo sappiamo. È quello che cercheremo di chiarire appena saremo al villaggio. Tu non muoverti, noi torneremo il più presto possibile. Nessun timore, signora. Dite agli uomini di accendere un fuoco sullo spiazzo. Andiamo, Ringo.
I cavalli sono questi. Ci siamo, amico. Sì. Vieni. Pianta la freddo. Quattro in fondo, seduti al tavolo vicino alla colonna. Bill Carter è il secondo da sinistra. Salve, Marty! Non dirmi che hai già finito il whisky su al ranch. Bert. Oi là, chi si vede? Marty Hillman. Alla salute, Marty. Devo fare una denuncia, Bert. Una denuncia? Che tipo di denuncia, Marty? Omicidio, sceriffo. Mi hanno ucciso un uomo e disperso il bestiame. Eh? Cosa dici? Tre uomini sono arrivati dal Gen Corn nella mia valle. Hanno ammazzato Donato, uno dei miei guardiani. In tre, hai detto? Cosa te lo fa pensare, Marty? Le loro tracce. Io e lui le abbiamo seguite, Bert. Portano dritte al villaggio. Ah, accidenti, Marty. Forse oggi non sono abbastanza lucido per seguire un discorso filato. Ma che diavolo vuoi dire? Non potresti spiegarti meglio, scusa. Sceriffo, che le tracce sono dei cavalli degli uomini di Carter. Bert, quest'uomo sta mentendo. Hank, Lou ed Elmer hanno lavorato tutto il santo giorno alla miniera. Sei uno sporco bugiardo, Hillman. Uno sporco bugiardo. Ehi, ragazzi! Non voglio sparatorie qui. È la verità. Il signor Hillman dice la verità. Ho già tante grane, figliolo. Dopo aver ucciso Donato, hanno disperso il bestiame. Quindi hanno girato verso sud, oltre le colline, andando a sbucare nella valle a circa 4 miglia da Bandera. Spiegati, giovanotto. Sono un po' duro d'orecchi. Io. Allora... Quei tre cavalcavano un Sauro. Un texano pesante e un morello mancante di un ferro. A chi vuoi darla a bere con queste chiacchiere, bifolco? Voglio prendermi il gusto di fargli saltare i denti a questo niente porco! Niente sparatorio, ho detto! Chi sei? Nebraska, o se volete Ringo. Lavoro per il signor Hillman. Non per molto, carogna! Non voglio che mi si spari addosso. Chi ci prova lo ammazzo. Metti via quell'arnese, Nebraska, o come diavolo ti chiami. Bert, confermo le mie accuse. Bene. Consegnatemi le pistole, ragazzi. E tu, Carter, se hai qualcosa da dire, lo dirai al processo. Ti ho detto che ho testimoni che hanno visto i miei uomini al ranch. Se tieni alla tua stella di sceriffo, non devi dar retta a un pistolero e a un uomo che mi è nemico. Ci sarà un processo, Carter. Io non voglio nutrire prigionieri a sbaffo. Quel che voglio sono le pistole dei tuoi uomini. Avanti. Va bene. Bravi, ragazzi. Così tutto è più semplice. Tu, Marty, vieni con me. Dovrai firmare la denuncia. Tutto deve essere in regola. Non è vero, dottore? Sei tu lo sceriffo, Bert. Già.
Sembra di sì. Su, andiamo. Cammina. Conosci gli scacchi? In 30 anni che aggiusto ossa a bandiera, mai visto uno che sappia muovere gli scacchi. Doppia razione. No, niente whisky, latte. Nebraska, eh? È il mio nome, perché non va? Molte cose non vanno. Assoldare pistoleri non è igienico. Per chi li paga e per i pistoleri. Sapremo presto in quale galera dovresti stare. E allora non rimarrà che scegliere l'albero adatto. Voglio pagare. Il primo lo offre la ditta. Aspetti il padrone per leccargli le mani. Non voglio usare la pistola, Carter. Appunto. Oh! Augurati di non aver fatto uno sbaglio, sceriffo, prendendo per buona la parola di uno sconosciuto. Quanto a te, Marty, se non riuscirai a provare l'accusa contro i miei uomini, dovrai pagarla stavolta. Whisky. Niente di grave, un graffio. Domattina verrò a dare un'occhiata al tuo ranch e mi occuperò del cadavere di Donato.
Se tu hai torto, Marty, io mi gioco la stella. Ma qualcuno perderà molto di più. Questo lo so di sicuro. Dammi da bere. No, meglio whisky. Carter creperà di rabbia. Nessuno era mai riuscito a batterlo e tu l'hai fatto due volte. Hai conti da rendere alla giustizia da qualche parte? Bene, figliuolo, non ti farò più domande. Dopo stasera, qualsiasi cosa accada, puoi contare sulla mia amicizia. Grazie, Marty. Hanno sparato da lassù, lassù tra le rocce. Nebraska. Nebraska. Ma c'è entrato al petto. Maledizione! Rimani fermo dove sei o sparo! Sono Nebraska! Ho con me Marty! È ferito, aiutatemi! Cos'è stato? Ci hanno sparato sulla collina. Marty ha una brutta ferita. E a te? Che cos'è successo? Niente, due chiacchiere con Carter. Con Carter? Sì, al villaggio, nel locale di Brack. Ma non è niente. Pensiamo a lui adesso, l'hanno preso al petto. Acqua, presto. Bisogna lavare la ferita. Sta morendo. Ma è molto debole, ha perso troppo sangue. Joe, sella un cavallo, vai a Bandera e trovami il dottor Parson. Portalo qui. Senti, di a Manuel di riprendere la guardia sotto il porticato. Manuel, vieni qua. Capito? Mi raccomando, tieni gli occhi ben aperti. Va, sbrigati. Hanno una gran paura quei due, gli si legge in faccia. Già, proprio così. Prima Donato e adesso Marty. Non è una prospettiva allegra. Pensiamo alla tua spalla adesso. Vieni. Non ha importanza. Ne ha invece. Mm-hmm.
bevi, ti fa bene. Credi che sia stato Carter? È probabile, però c'è una cosa che non quadra. Cosa? Carter è un buon tiratore. Già, anche troppo. Io ero in piena luna. Chi ha sparato non doveva essere a più di 30 passi, bene appostato fra le rocce. E allora? E allora ha mancato me e voleva prendere Marty. C'è qualcosa che non quadra. Sei uno strano tipo, Nebraska. Rischi per noi, per mio marito, per me, e non ci devi nulla. Ma perché lo fai? Mi piace vedere come finisce, questo è tutto. Col vostro permesso andrò a dormire, sono stanco. Aspetta, è inutile dormire nella stalla. Ho una camera di sopra. Sto bene ovunque. È così, se lui peggiora, posso chiamarti, no? Va bene. Dormirò con un occhio solo. Dormi quanto ti pare. Io starò sveglia e c'è Manuel di guardia. Devi rimetterti presto. Bill Carter non ti darà molto tempo. Buonanotte. Buonanotte. Grazie dell'ospitalità, sceriffo. Sto meglio adesso, senza mi sento nulla. C'è altro? No, tutto in regola. Ti avevo avvertito, sceriffo. Se vuoi scoprire qualcosa, non cercarla nel fondo di un bicchiere. Andiamo. Hai mollato quei tre! Devi essere più ubriaco del solito, Bert! Carter! Ha portato dei testimoni! Lou, Elmer e Hank! Non si sono mossi dal ranch! Tra i testimoni c'era anche Donovan!
E Donovan non è un uomo di Carter. Io credo a Donovan. E se dice di averli visti al ranch di Carter, vuol dire che c'erano. Accidenti a te, non potevo tenerli al fresco per sempre. È un brutto affare. Adesso vedrai che Marty è quel suo uomo. Beh, sento odore di polvere, sceriffo. Ah! Soffiati il naso, Brack, e falla finita. Salve, dormito bene? Sì, abbastanza. E Marty? Ah, si è lamentato tutta la notte. Adesso riposa. Manuel è fuggito, se n'è andato portandosi via il fucile, quel vigliacco. Ormai dovremo sbrigarcela da soli. Qualcosa faremo. Allora, come va? La tua spalla? Oh, a posto. Ti preparo qualcosa da mangiare. Grazie. Cosa c'è? Aspetti qualcuno? Lo sceriffo. Ha detto che sarebbe venuto stamane per la faccenda di Donato e per dare un'occhiata alla radura. Verrà. È un vecchio ubriacone, ma se promette mantiene. Non arriva col medico, è difficile che tuo marito possa cavarsela. E non capisco perché lo sceriffo ritardi tanto. Con Carter in giro tutto è possibile. No, grazie. Stai pensando che non me la prendo troppo per Marty, è vero? Conosco mogli più affezionate. Lui non è mio marito, ma a che serve parlare del passato? È il presente che conta. Non certo allegro per me, per lui... E nemmeno per te, Nebraska. E chi ti dice il contrario? Beh, allora stammi a sentire. Conosco Carter da quando ero bambina. Se è stato Carter a sparare ieri notte, ha fatto esattamente quello che desiderava fare. Lo capisci? Voleva ammazzare lui, non te. Per te ha certamente qualcos'altro in testa, credimi. Può darsi. Ti supplico, Nebraska, dammi retta. Vattene finché sei in tempo. È troppo pericoloso, non ne vale la pena. È inutile rischiare la pelle per chi ormai è condannato.
Che cosa vuole Carter? Finire Marty e obbligarmi a seguirlo. Una storia divertente. Morto mio padre, sono rimasta fra due uomini che odio. Sono il biglietto vincente della lotteria. Ti piace la mia storia? Io rimango qui, Kay. Perché lo fai? Per me, Nebraska. Per tutto, chiunque sia. Marty mi ha chiamato amico prima che ci sparassero. Ti ringrazio. Capisci tutto tu. Specialmente le donne. Hanno ucciso lo sceriffo! Hanno ammazzato Bert! Bert è morto! Ehi, Brack! Che è successo, Adam? Hanno ammazzato Bert. L'hanno trovato steso sulla pista del ranch di Marty Hillman. Che cosa c'è? Hanno ucciso lo sceriffo sulla strada del ranch di Marty. Ma stai scherzando, Brad. Chiama lo scherzo, eccolo là. Non mi allontanerò oltre il limite del ranch. Voglio solo dare un'occhiata in giro. Se succede qualcosa, spara un paio di colpi. Dove dovresti essere da molto tempo, all'inferno! Ehi, vogliamo solo Marty e il pistolero che ha assoldato! E che cos'altro vuoi, Carter? Sono Brack, non sparare! Bert è morto! Sono io lo sceriffo! Mi senti, Kay? Ti sento, Brack! Falli uscire, Kay, sarà meglio per tutti! Marty è moribondo e Nebraska è partito alla prima luce del giorno! Credi che beviamo questa storia? Avanti, perquisite la casa, Brack, visto che adesso hai la stella. Ma non voglio porci nel mio ranch, è chiaro? Marty moribondo. Scusami, Kay, ma non capisco. C'è poco da capire. Ieri notte qualcuno gli ha sparato. Entrate pure. Stai mentendo, Kay. Io penso che Marty sia stato ferito stamattina, quando insieme a Nebraska ha aggredito Bert. Dico la verità, e tu lo sai fin troppo bene, Carter.
Sta morendo. Diavolo, perché non chiamare il dottor Parson? Ho mandato giù, ieri notte, al villaggio. Parson è a Tonora. Han cercato quelli della ferrovia. Un tale si è troncato un braccio. Finiamola adesso! Brad, tu sei lo sceriffo. E noi siamo per la legge. Lo sapremo da Marty com'è andata. E dopo. Ora bisogna mettere le mani su quel pistolero. Già. Dov'è Nebraska? Ve l'ho detto. Se n'è andato. Non può essere lontano. Inseguiamolo. Puoi ringraziare quel grosso imbecille di Brack. Quando tornerò sarà senza testimoni. Preparati, Kay. Lo so di che cosa sei capace. Traccia. Cerchiamone la gola, avanti! Via! Ehi, Kay. Vieni, non c'è nessun pericolo. Allora, li hai visti? In tempo, qualcuno in giro? No. Come mai lo sceriffo non era con gli uomini del villaggio e con quelli di Carter? Hanno assassinato Bert stamattina. No. Proprio dove il noto vi hanno teso l'imboscata, capisci adesso? Sì, credo di capire. Adesso tutti credono che tu e Marty abbiate ucciso Donato, disperso il bestiame e accusato Carter falsamente. Ha portato dei testimoni, i suoi tre uomini non sono mai usciti dal ranch ieri. E Bert ha dovuto metterli fuori. E così? Sono molto preoccupata, Nebraska. Carter è abile e rapido. Adesso vedi perché ha sparato a Marty. Afferma che hai litigato con lo sceriffo e lo hai ucciso nello stesso posto dove hai sparato a Marty. Sono molti. Ed anche Brack non può farci nulla. Sta tranquilla, non rimarrò ad aspettarli. E quando Joe tornerà col medico si vedrà. E se non torna, può aver paura come gli altri. Vattene, Nebraska, ti supplico. Non voglio che ti uccidano. Non ti preoccupare, non sono un bersaglio troppo facile. C'è la tormenta al nord. Tanto meglio per noi. Nebraska, da ieri notte ringrazio Dio di averti fatto arrivare in tempo. Che cosa pensi? Che non mi occupo di Marty come dovrei? Che importa quello che penso? Oh, sono disperata, qualsiasi cosa succeda. Ricordalo, non lo amo. Anche il matrimonio è stato un trucco. Ricordalo. Ehi,
Il fiume è cresciuto giù. Siamo bloccati. Bisogna farcela. Il padrone ha un buco nei polmoni. Me l'hai detto, figliolo. Ma non so proprio come faremo ad uscirne. Non voglio che ti uccidano, Nebraska. Non voglio. Lo sai? Sì, lo so. Ho bisogno di te. Lui morirà. Nessuno può farci nulla. Ma perché non riesci a capirlo? Quando sei arrivata non mi importava di niente. Però adesso... Kay. Kay, sì. Sì, chiamami sempre a questo modo. Lo immaginavo. Non possiamo attraversarlo, almeno... Ma il mio padrone morirà. Se proviamo ad attraversarlo, anche noi moriremo.
Grazie, Joe. Vediamoci. Vieni qui tu. Ne vuoi? Finirete per ingozzarvi, animali. Tu, offritene anche ai ragazzi. Está bien, muchachos? Così non riuscirete a digerire. Potreste essere morti, ma non lo siete. Vosotros, anda. È una discussione riservata questa, andatevene. E adesso parliamo. Che cosa vuoi? Cosa hai in testa? Pensa a quello che ho in mano, rispondi. Come mai Bert vi ha fatto uscire di prigione? Carter ha trovato i testimoni. Testimoni? Ne ho piene le scatole di questa storia. Voglio ascoltare un'altra canzone. Chi ha ucciso Donato? E disperso il bestiame di Marty? Non sappiamo niente, bastardo. E non credere di cavartela. La prossima te la spedisco in mezzo agli occhi. Allora parla. Chi è stato a uccidere Donato? Chi è stato a cominciare? È stato Carter. Lui ce l'ha ordinato. Salve, Kay. Ancora qui, tu. Mi piace parlare con te. Dov'è il pistolero? Ti ho detto che se n'è andato. E non toccarmi! Calma. Ti conviene essere gentile con me. Piuttosto con un indio. Ti garantisco che parlerai. E adesso dimmi dove sta Nebraska. Va a cercarlo. Certo. E te lo porterò pieno di piombo. E adesso facciamo i conti. Lu! Siete coraggiosi con una donna sola. Ti conviene mostrarti sensata, cara. Sei vedova quasi. Avete fatto di tutto per ucciderlo. Non sto parlando di Marty. Quello ormai non dà più noia. Non è vero, Bill? Certo. Voi date un'occhiata in giro. Senti. Tu non ti muovi. Lasciami. Stai con me. Lasciami. Basta, Carter! Lasciala in pace. Non mettere il naso in quello che non ti riguarda, Felton. Mi riguarda tanto come a te. Avrai tempo per questo quando avremo terminato con Nebraska. Dove vuoi che scappi? Maledetti. Dove sono i soldi, animale? Non essere idiota, Carter. Se lui muore, perderemo i $50,000. Prima dovremo scoprire dove sono. Sono 3 anni che li cerco. Meglio non provocare altri guai. Tutto il villaggio è dalla nostra. Anche se Marty crepa senza il tuo aiuto, faremo parlare Kay.
A Kay ci penso io. So io come trattarla. Kay è una faccenda mia. D'accordo, Carter. D'accordo, ma non dimenticare che quei soldi sono anche miei. Non dimentico mai nulla io. Puoi scommetterci, Felton. Sistemato quel bastardo, tutto diventerà più facile. Andiamo. Fermo! Getta quella pistola, Kay. È un giocattolo troppo pericoloso per te. Vattene, Carter. Se ti avvicini, ti ammazzo. Sì, certo. Kay è una faccenda tua. Ti ama come amerebbe un caprone. Maledetta cagna! Tornerò, sta tranquilla, per fare i conti con te. Voglio dire, con tutto il rispetto per la memoria di Bert, che riposi in pace, che qui fa tutto un altro effetto. E poi essere proprietario di saloon e sceriffo nello stesso tempo è comodo, no? Come sarebbe a dire comodo? Beh, voglio dire che non ci sono grane, Brack, se uno non paga. Lo arresti subito e gli cavi i quattrini con la cauzione. Salve, Brack. Io vado a dormire. 9 ore a cavallo a inseguire il fantasma di quello straniero mi hanno ridotto proprio male. Che nessuno si muova e niente scherzi. Chi sa dirmi dov'è Bill Carter in questo momento? Che vuoi da Carter? Ficcargli una pallottola nella testa. E farla finita con un assassino, sceriffo. Vedi, Nebraska, c'è chi afferma che l'unico assassino sei tu. Lo so, per questo cerco Carter. Diavolo, sembri molto sicuro di te. Lo sono. Hanno ingannato tutti voi e posso provarlo. Accidenti, ne hai della faccia tosta, giovanotto. Puoi ammazzare anche me se vuoi, ma non obbligarmi a credere che la luna è una frittata. Carter è furbo, ma c'è chi ha parlato. C'è chi ha detto che ha mandato 3 dei suoi uomini a liquidare Donato e a disperdere tutto il bestiame. Ma con i cavalli di altri, capite? Altri che erano rimasti a lavorare, a giocare e a bere tutto il giorno in posti lontani dalle terre di Marty Hillman. Niente male come trucco, sceriffo, eh? Suppongo che avrai le prove di quanto dici. Tu lavori per Carter, vero? Sì, ma non sono un assassino io. Può darsi. Ma attento a come muovi le mani. Mi sono incontrato con Braddock e anche nella valle. E poi ho visto Elmer e Tedder. E cosa è successo? Gli è andata male. Braddock e Hank sono morti. Gli altri hanno parlato. Allora chi ha ucciso Donato? Braddock e Tedder. Tedder è un po' malriduto, ma parlerà. E il terzo? Si chiama Hollander. Ferno Hollander! Sporco bastardo! E così tu sei Hollander. Bene, sceriffo, eccone un altro che potrà dirvi molte cose. Non ho fatto nient'altro che sbandare la mandria io. È stato Braddock a uccidere il messicano. Chi ha fatto fuori Bert? Non io. Chi? Carter. E Felton. Ammazzarlo. E perché? Posso rispondere io. L'altra notte ci hanno sparato addosso, pensando di uccidere Marty. Poi hanno fatto fuori lo sceriffo per accusarmi di tutto. Dobbiamo fare qualcosa, subito. Andiamo da Carter, sarà al suo ranch. Grazie, sceriffo. Capita che si deve sparare a volte, ma con la stella le cose vanno più lisce. Bene, come proprietario del saloon offro un bicchiere a tutti. Come sceriffo sono pronto ad andare in fondo alla faccenda. Carter ha le ore contate. Grazie a te, giovanotto. Adam, ci siamo tutti? Tutti, Brack! Svelti, al galoppo! Andiamo! Carter! Ehi, Carter!
Carter, sgombiamo, non c'è un minuto da perdere. Sei ubriaco, Dixon? Quel bastardo è capitato da Brack, ha liquidato Lander e alle confessioni di Elmer e Ted. Cosa? Un disastro, vi dico. E quel che è peggio è che Brack e gli altri sono con lui adesso. E Braddock e Hank? Sono morti. Li ha fatti fuori Ringo. Ti avevo avvisato, Carter. Bisognava liquidare quella carogna subito e pensare a Marty dopo. Non si lasciano pistole così rapide nelle mani di uomini vivi. Muoviamoci allora. Cosa pensi di fare adesso? Spremere Kay e trovare i quattrini nascosti da Marty. E se, come penso io, con Kay troveremo anche Nebraska. Grazie di essere venuto, dottore. Non posso fare miracoli, Kay. Nessuno può farne. Emorragia. Un uomo riesce a bere più birra di quanto sangue abbia in corpo. Strano, eh? Bene, io non servo più. Arrivederci. Joe, accompagna il dottore fino al guado. Ti stavo aspettando. Carter e Felton sono stati qui. Lo so, ho visto le tracce dei loro cavalli. E delle loro mani, guarda! Ma a te che cosa importa? Non ti sei mai preoccupato di me. Marty era... Smettila! Accidenti a te! Marty è morto. Riesci a capirlo? Morto e non ho fatto niente per ucciderlo. Eppure sognavo di ammazzarlo ogni notte. Se l'ho curato, bendato, vegliato, era per te! Per la tua maledetta coscienza, non per la mia! Devi essere stanca. Devi essere stanca. Certo che sono stanca di girarti intorno come una setata davanti a un pozzo secco. Ti amo, Nebraska. Ti amo. Ti amo. Perché sei rimasta con lui? È una lunga, sporca storia. Ma è te che voglio. Te. Tutto vuoto, come le mie tasche. Brack, nemmeno un'anima. Anche al Correll non c'è nessuno. Che cosa facciamo, Adam? Mi vuoi rispondere? Adam, accidenti a te. Sei o non sei vice sceriffo? Beh, veramente io vendo sementi, Brack. Ma se proprio ci tieni al mio parere, andiamo a dare un'occhiata al ranch di Marty. Muoviamoci! Mi spingo fino alla radura. Carter è un osso duro. Brack e i suoi non possono farcela. Bisogna che qualcuno gli dia una mano. Te la senti di rimanere sola? Presto tornerà giù. Ma sì, non ti preoccupare. Non mi spaventano i morti. Non c'è niente di più tranquillo di un morto. J.
Ci sono tracce di cavalli oltre il guado. Se sono gli uomini di Carter, è sicuro che finiranno nelle terre di Marte. Sei certo di non sbagliarti, Adam? Oh, piantala di recitare la parte dello sceriffo. Ero guida del settimo cavalleria durante la guerra, lo sai? Ma non c'è offesa, Adam. Anch'io ho combattuto con il generale Lee, ma sono passati 10 anni ormai. Voi due restate qui e tenete gli occhi aperti. Andiamo. Con i giochetti, Kay. Sono stufo. È ora di finirla. Non posso perdere tempo, è chiaro? E Marty? È morto. Così si è deciso a crepare il vecchio. E adesso? Adesso tu mi dirai dove quel porco ha nascosto i quattrini del colpo alla banca di El Paso. Ti conviene parlare, Kay. Non ho gli scrupoli di Carter io. Mi piaci, ma... non alla stessa maniera. Che vorresti fare? Io mi diverto a modo mio. Basta! Piantala, Felton. Sono io che comando. Non mi sembra il caso di andarci piano con una sgualdrina che è andata a letto con Marty. Per di più, sapeva che è stato lui a tradire suo padre. Per 50.000 luridi dollari. Quei soldi erano anche nostri. Non è vero. Solo dopo ho capito che lui aveva consegnato mio padre ai Rangers tenendosi soldi rubati a El Paso e che aveva cercato di imbrogliarvi tutti. E con ciò, poche chiacchiere. Dove sono i 50.000 verdoni? Non mi fido di te. Mi piaci, ma non mi fido. Hai venduto tuo padre. Hai addormentato quell'imbecille di Marty, ma con me non attacca. Date un'occhiata in giro voi altri. Sbrigati! Sopra! Sì. Ma che vuoi da me? Voglio soltanto farti pagare questo. Sono i tuoi denti, ricordi? Avevi 16 anni. Beh, adesso sarà tutto diverso. Ogni sera ti legherò come una bestia finché non verrai a mangiarmi in mano. Nebraska ti ucciderà. Dirò tutto! Tutto cosa? Che sei figlia di Duke Kramer? Il più sanguinario capobanda del Nuovo Messico? Eh? Che il buon Marty Hillman era in realtà Marty Ball, un assassino? E che anche tu hai dato una mano al colpo della banda a El Paso? Niente, Carter. Se la ragazza non parla, facciamo notte. Ehi! Ecco qua! Guardate! La manna! 50.000 dollari in uno stivale del caro estinto! Guardate! 50.000 verdoni! 50.000!
partiamo subito. E ciascuno andrà dove il diavolo lo porta. Piano, Dixon. Insieme abbiamo cominciato, insieme dobbiamo finire. C'è Brack in giro, lo sai, con quel cane rognoso a spingerlo. E poi c'è lei. Aspetta un momento, Carter. Ti ho sempre dato retta, ti ho sempre seguito, ma sono arrivato alla fine. Quella cagna pesa. Pensaci bene. Trascinarcela dietro significa farci prendere tutti. Tanto vale infilare la testa nel cappio ormai. Togliamola di mezzo e andiamocene. E liquidiamo anche quei due idioti là fuori. Niente scherzi, Carter. Decidi. Anch'io la penso come lui. Certo, sono anni che corriamo dietro a questo denaro. E proprio ora non ce lo lasceremo sfuggire. Che cosa intendi fare? Avanti, parla! E quello che voglio fare io non conta? Sporchi assassini. Maledetto! Quando sei tornato? Prima di loro. Ci sono anche le finestre. Hai sentito tutto? Vedi, ragazzi! Andiamo! Te ne vai. Sì, non c'è altro da fare. Capisco. Finirai col dimenticare tutto questo. E anche me. No, non potrò. Hey! Avvisa Carter e i suoi amici che la festa è finita! Sceriffo! Che diavolo ci fai qui, Nebraska? $50,000. Quelli della banca Linstone al Paso li aspettano da 3 anni. E su quei 3 ce ne sono almeno altri 10 d'Italia. Tenete, è roba vostra. Ehi, Brack, ci sono 4 morti là dentro. Carter, Felton, Dixon e anche Marty. Bello e disteso per il funerale. E qui c'è un regalo di Ringo. El camino soñando con su destino y cuando muere la tarde muere toda su
silenzio hai e il suo alma ti spera. Destino, y cuando...